evidentemente io farei una divisione tra quello che è la valutazione del voto nazionale da quella locale. Innanzitutto, ritengo che la campagna elettorale sia stata una campagna soprattutto di tipo comunicativo e non tanto fattivo. Mi spiego meglio. Gli stessi errori che sono stati commessi alcuni politici, Di Battista che magari sbaglia il seggio, insomma, di appartenenza, così come anche, lo stesso Bersani che magari non restituisce il bollino di certificazione del voto, stanno ad indicare un segnale, chiaro, cioè che i nostri politici hanno meno, a cuore forse le regole che non la comunicazione. Ed invece, sulla partecipazione al voto devo dire che, c'è stata un'affluenza, diciamo, migliore rispetto agli anni passati, tant'è vero che anche al centro, io stesso al centro storico ho fatto delle valutazioni di grandi disagi, Certo. all'ex Cinema Italia per esempio. Ci sono state delle persone che sono tornate indietro perché aspettavano ore per avere la scheda elettorale, quindi dei disagi notevoli che non Dopo dovremmo mai affrontiamo, appunto. hai fatto bene ad aprire questa finestra, affrontiamolo successivamente questo Successivamente discorso magari lo perché. valutiamo meglio perché io ho partecipato anche a questo Ah, tipo di, diciamo, bravo. di evento. Ci puoi dare anche io Sì, ero lì. personalmente l'ho visto di sfuggita, anche che poi sono stato fortunato, è la prima volta che personalmente votavo all'interno diciamo, di un nuovo seggio e mi sono trovato appunto con un problema serio nella corsia di fronte con tantissime persone che già di prima mattina non riuscivano praticamente a votare velocemente. Sì, ma nel pomeriggio poi abbiamo avuto altri disagi ancora più grandi. Però, a parte questo, devo dire ci sono stati anche dei segnali. Vado a concludere forse, Sì, vedo che. perché Sì, c'ho. allora, niente, poi magari sui segnali appunto diciamo della campagna elettorale Speriamo, magari ne acceleriamo il analizzo proprio. discorso. Io ti volevo a questo punto chiedere che tra i vari numeri che si fanno, ovviamente la sfida più grande è quella di cercare di capire quanto il Partito Democratico, di cui abbiamo parlato poco in questo momento, resisterà agli attacchi dell'ultima ora, attacchi anche giustificati sotto un certo punto di vista, nel senso che in Campania è stata scoperta, diciamo, una lobby del malaffare che non coinvolge direttamente il governatore, ma certamente alcuni affari passano sotto al naso del governatore stesso. D'altro canto, però, il Partito Democratico ha schierato proprio Paolo Siani, che quando è successo l'inchiesta di Fanpage nei confronti di De Luca, ha anche preso le distanze da De Luca stesso, come se fosse proprio di un altro partito, di un partito contrario. Allora la domanda che ti faccio, secondo te il Partito Democratico si attesterà sul 20% o sul 20 o sul 18%? Ma io ritengo che il Partito Democratico perderà parecchio dopo quello che è stato fatto dagli amici e colleghi di Fanpage, perché effettivamente le immagini che abbiamo visto, i dialoghi, ci hanno un poco fatto venire la pelle d'oca. A parte comunque tutto questo, io volevo anche tornare un attimino proprio sulla campagna elettorale. Perché ti dico, dai giri che io faccio da cronista col mio scooter in giro per la città, anche stamattina io vedevo continuamente alcuni politici candidati come sentinelle davanti ai seggi elettorali. Allora io dico, una volta votato, insomma, ma a che pro restare sempre lì tutta la giornata? Ci vengono notizie. Veniamo a conoscenza di notizie per cui ci sono sollecitazioni al voto anche nel momento del silenzio elettorale, compravendita, si parlava a scampia per alcune liste del centrodestra. Allora dico, questo è il vecchio modo di fare politica. Anche alcuni personaggi che sono venuti a Napoli di sabato durante il periodo del silenzio elettorale, e, insomma, comunque fanno capire che ci sta sempre un sotterfugio, mai una campagna elettorale lineare. Dovrebbe essere Hai fatto una regolare. bella dichiarazione nel momento opportuno, perché ti devo rubare un attimo la Sì. Prego, parola e passarla ad Antonio a titolo di Pentangelo, annuncio. che Sì, considerazione conclusiva? io penso che tutto vada a ricondursi sulla legge elettorale, perché è paradossale che il Movimento 5 Stelle, che ha questo risultato così eclatante, si trovi addirittura ancora una volta un A po' fare l'opposizione. messo all'opposizione e poi invece gli altri partiti.
Poi sentivo le dichiarazioni di Cesaro prima, che quasi fosse una battaglia tra Forza Italia e la Lega, ma la percezione dei cittadini era che fossero alleati. Quindi io devo dire, Una sana competizione onestamente, sportiva. ci sta una confusione che viene creata Una continuamente sana anche da competizione chi praticamente sportiva. mastica un poco meglio la politica. L'unico tema, secondo me, serio che è stato affrontato, insieme a tanti altri, per carità, è quello proprio di Liberi Uguali, che ha parlato anche di un governo di scopo. Dice, perlomeno facciamo qualcosa, cerchiamo di cambiare qualcosa in qualche modo, perché così penso che resti tutto così Hai come era prima. nominato il cadavere, diciamo, ma non cadavere, il corpo del reato. Ciro Borriello per Liberi e Uguali.